tutta la Puglia è in cammino al fianco di Monte Sant'Angelo in questa competizione cooperante con le altre città italiane per la capitale italiana della cultura. Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al fianco di Monte Sant'Angelo per la candidatura della cittadina foggiana a capitale italiana della cultura 2025. Si chiama Monte Sant'Angelo 2025, un monte in cammino, il progetto con il quale la città dei due siti UNESCO rappresenterà il Gargano e l'intera Puglia. Lunedì 20 marzo l'audizione al Ministero della Cultura davanti alla giuria che si esprimerà entro il 5 aprile quando sarà decretata la capitale. Il sindaco Pierpaolo D'Arienzo e l'assessore alla cultura della città di Monte Sant'Angelo, Rosa Palomba, hanno lanciato la campagna Anch'io sono in cammino con Monte Sant'Angelo e vi ha aderito tutta la Puglia, dalla regione ai comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Andria e l'intera provincia di Foggia. Quindi forza Montanari, perché con la gentilezza, il rispetto e la fantasia possiamo vincere. Anch'io sono in cammino per Monte Sant'Angelo e con il comune di Bari i migliori auguri. Anche io con il mio comune, il comune di Lecce, sono in cammino e tifiamo per Monte Sant'Angelo, capitale della cultura, perché la Puglia è straordinaria tutta da nord a sud, per cui via Monte Sant'Angelo e forza che dobbiamo vincere. Anch'io il comune di Brindisi, siamo in cammino con il comune di Monte Sant'Angelo perché credo e crediamo che la cultura sia un fattore di sviluppo molto importante per i nostri territori. Anch'io con il comune di Taranto siamo in cammino con Monte Sant'Angelo perché la cultura è fare sistema ed è fare amicizia. Come comunità siamo in cammino con Monte Sant'Angelo perché crediamo nella forza dirompente della cultura. Anch'io e l'intera provincia di Foggia siamo in cammino con Monte Sant'Angelo perché la cultura è bellezza e la bellezza salverà il mondo.